E Cremona, diciamo, il Covid l'ha vissuto e ha pagato pure un bel prezzo. Com'è l'aria di questi giorni di Natale? A Cremona? No, io sto a Milano, io non sono stato da Cremona, ho più di un mese che non ci vado, un mese e mezzo. E a Cremona è stata colpita molto, soprattutto nella prima fase, un po' meno nella seconda, ma nella prima fase è stata la città, rispetto alla popolazione, credo che abbia avuto più morti, quindi situazione drammatica. Io ho notato una cosa andando a Cremona nell'estate, che c'era molta più attenzione alle norme di sicurezza di quanto avvenisse in altre parti d'Italia. Proprio sono rimasto colpito da questa cosa. Forse questo ha aiutato poi il fatto, quando è arrivata la Che seconda questa ondata, nuova che Cremona è ondata stata un non po' sia meno stata così colpita. violenta. Senta, le chiedo, non voglio farmi i fatti suoi, è per capire in che direzione va. Lei intanto le vacanze le fa in Italia? Sì, resta qua. Io dovrei andare negli Stati Uniti perché ho un visto, mia moglie lavora per la Banca Mondiale, quindi ho un visto che dovrebbe consentirmi di avere accesso agli Stati Uniti, cosa che normalmente non è consentito fare. Mia figlia dovrebbe venire da Londra, mio figlio purtroppo forse non ce la fa perché rimane bloccato a San Francisco perché hanno chiuso San Francisco, quindi non Quindi sarà una riunione pochi completa. e prudenti, mi pare di capire. Sì, certo, ci vediamo soltanto noi in famiglia. Quindi nessuna festa più ampia. Poi Allora, Capodanno, a me non mi sono mai piaciute le feste di Capodanno, cioè figuriamoci. non la faceva neanche prima, diciamo. A No, Crepè non lo esatto, chiedo quindi. neanche perché so anche quanto lo innervosisce tutta questa vicenda del Natale e temo di conoscere anche la posizione di Grazie. Revelle e di Cauda. Però facevo questa richiesta, diciamo, preliminare perché noi ci siamo detti, adesso ci sono tutte le norme che regolano le nostre vite, c'è tutta la discussione, mi sposto o non mi sposto dal comune, ma intanto, considerato che poi dal 21 al 6 di gennaio si blocca tutto, come stanno funzionando le prenotazioni e per gli spostamenti in vista del Natale? Fatemi vedere.